qua a Crema. Cerchiamo di conoscere un po' i nostri vicini di casa, oltre che appunto Centro Galmozzi, no? Siamo appunto qua per presentare questa rassegna che vuole appunto, insomma, parlare del cinema che gravita attorno a Crema. Quindi cerchiamo insomma, di promuovere l'arte, oltre che la cultura così, cinematografica e non solo. Breve introduzione, poi lascio la parola alla relatrice Cecilia Bressanelli, che appunto farà un paio di domande a Alessandro Bonsignori. È importante che appunto conosciamo e ci ricordiamo che esiste l'arte e la bellezza e che è anche più vicina di quello che sembra. Basta, lascio la parola a Cecilia e grazie. Buonasera a tutti, io semplicemente vi introduco al film di questa sera con l'aiuto di Alessandro Bonsignori, che è stato l'aiuto regista aiuto alla regia si dice, assistente, scusami, assistente alla regia nel film A Bigger Splash. Il film è stato presentato allo scorso Festival del Cinema di Venezia e questa sera avremo la fortuna di averlo qui e di vederlo qui. Niente, raccontaci un po' come A Bigger Splash è stato il tuo primo film, che altri lavori hai fatto prima di arrivare a lavorare con Guadagnino? Avevi già collaborato con lui? No, di fatto Big Splash è stato il primo film in assoluto nel quale io ho mai lavorato, mi è andata abbastanza bene, insomma. E come ci sei arrivato? Ma totalmente a caso è la vecchia storia di tu che accompagni il tuo amico al colloquio, poi lui non viene preso e tu per casualità vai a fare il colloquio, è andata più o meno così. Io ho preso subito il treno Guadagnino e ho iniziato con loro. Inizialmente cercavo una figura un po' diversa, cercavano solo un fotografo che andasse a Pantelleria per stare un mesetto a fotografare gli scorci, le persone, insomma un lavoro di ricerca. Poi una volta che ho dimostrato a Luca il mio interesse verso la regia, non ci ha pensato due volte e ha scelto di tenermi sul patto. Perché poi dovete anche sapere che Alessandro ha 23 anni, quindi è anche molto molto giovane. Non so se in sala tutti sanno, forse anche io esattamente non so, in che cosa consiste il ruolo di assistente alla regia. Guarda, non l'ho mai saputo neanche io fino a che non ci sono arrivato, nel senso che puoi studiarlo finché vuoi, ma poi il set è un'altra vita. Io personalmente ho cercato in tutti i modi, in quanto assistente, di rendere il compito di Luca il più facile possibile. Quindi mi sono interfacciato più che con lui, molto di più con l'aiuto regia, che è esattamente la figura da tramite fra il regista e la produzione. Il ruolo dell'assistente regia, quindi si parlava da accompagnare gli attori dai loro camerini al set, stare con loro, organizzare le comparse, capire come muoverle, mantenere il silenzio sul set, che è una cosa che sembra facile, ma invece è proprio una di quelle cose furibonde per le quali ti fai odiare da tutti. E insomma, queste cose qua, cose. E in una produzione come questa, quindi una grossa produzione con un cast internazionale, la gestione degli attori dal punto di vista dell'assistente, qual è stata? Ma a me è andata molto molto bene perché entrambi, tutti e quattro gli attori sono fantastici, almeno poi con me sono stati dei pezzi di pane, nel senso mi hanno veramente aiutato perché all'inizio ovviamente io ero assolutamente in panico, stavo conoscendo Tilda Swinton per la prima volta, per me è stato un po' un colpo, quindi invece sono stati tutti molto sensibili e quello che poi ho imparato di fatto è che è gente normale. E che quindi come tale va trattata e loro sono i primi a volerti trattare come un loro amico. Questa è la cosa che mi ha colpito molto di loro quattro.
Invece il lavoro del regista con gli attori, quindi la preparazione di un film di questo tipo, qual è? Beh, allora sì, parliamo sempre di comunque quattro grandi attori che già di loro fanno il film. E il lavoro che Luca ha fatto con loro è stato un lavoro molto molto lungo. Per esempio il personaggio di Tilda, ovviamente con tutte le ispirazioni a David Bowie del caso, è durato molto la creazione di questo personaggio. Pensa che il fatto che lei... Ah, però forse questo è uno spoiler. Non lo so. No, dai, però, finale no. No, no, non è il finale, non qui, è il finale. Non è, anzi, è proprio l'inizio, proprio l'inizio. Il fatto che Tilda Swinton... anche nella sinossi, quindi ok. Il fatto che Tilda non riuscisse a parlare a causa di un'operazione che ha avuto è stato deciso molto poco prima di iniziare a girare. Questo perché Luca e Tilda si sono interfacciati molto intensamente e fino all'ultimo. Quindi sì, diciamo che per Luca avere quei quattro attori è stato pazzesco, insomma. E oltre ai quattro attori c'è il sesto protagonista, perché poi torneremo al quinto, che è l'isola di Pantelleria. Come è stato girare su un'isola? Quali sono state le difficoltà e invece i punti di forza dello stare appunto in un luogo di questo tipo? Ok, beh, partiamo dai punti di forza. È bellissima, è veramente bella. Poi Luca l'ha anche fotografata in maniera veramente sublime. E ci sono dei paesaggi che io non ho mai visto, è veramente selvaggia, è molto primitiva. I punti un po' meno di forza sono più o meno gli stessi, nel senso che è veramente impossibile muovere una macchina cinematografica in quell'isola. Cioè, no, non è impossibile perché ce l'abbiamo fatta, ma è veramente difficile. Banalmente non vanno i cellulari in alcuni punti, quindi se tu devi fare una chiamata a chiunque, a un produttore, perché hai un problema e non puoi farlo, è veramente frustrante. Non lo so, se avevamo bisogno di qualcosa da fuori, un'attrezzatura per una camera o qualsiasi altra cosa, i tempi erano lunghi il doppio, perché comunque Pantelleria ha i suoi tempi e sono quelli con i quali abbiamo dovuto affrontarci, e quello è stato veramente difficile. Però poi vabbè, i panteschi invece sono gente abbastanza affabile. E sono stati coinvolti anche all'interno della produzione? Sì, sì, certo, abbiamo molti come comparse, abbiamo organizzato anche là dei giorni di casting, e molti sono venuti con noi sul set, hanno lavorato nel reparto di scenografia piuttosto che nel reparto di produzione, molti ragazzi giovani, ma anche no, nel senso abbiamo cercato di coinvolgerli il più possibile, e loro hanno risposto in maniera positiva alla chiamata. Poi il film è un remake, è un remake di un film del 69, se non sbaglio, La Piscine, o La Piscina in italiano, con Alain Delon e Romy Schneider. Quanto il punto di riferimento del remake, cioè del film originale, c'è stato, vi è stato posto anche in fase di lavorazione come riferimento, invece quanto poi il film si è allontanato? Una cosa tra tutte, nel film originale si parla di scrittura e quindi di giornalismo, i protagonisti appartengono a quel mondo, qua appartengono al mondo della musica. Guarda, durante la lavorazione, almeno per quello che ricordo, fino a quando sono entrato io, il film non è mai stato citato troppo come riferimento, nel senso la volontà di Luca era quello di prendere un soggetto, e quello è chiaro, il soggetto è quello, ma di farne una cosa completamente diversa. E partendo da questo presupposto, quindi ha scelto di mettere un po' da parte il capolavoro di Jacques Derain e cercare di sviluppare una cosa nuova, ecco. Appunto il mondo della musica è una figata, nel senso che poi ve ne accorgerete, però è
questa pantelleria in chiave rock and roll funziona molto bene. Esatto. E qui arriviamo al quinto protagonista del film, che è appunto la musica, e la musica dei Rolling Stones in particolare. Se ci vuoi raccontare qualcosa di questo, quanto è stato fonte di ispirazione, quanto poi effettivamente vedremo sullo schermo il ruolo fondamentale di questa componente. Beh, è difficile per me dire qualcosa di Rolling Stones, perché sono i Rolling Stones. Sì, danno completamente un altro volto al film. Gli danno quella classe, quel tocco, quell'evergreen che io personalmente adoro. Quindi. Esatto. Poi passo la parola un attimo a Gabriele, che aveva una domanda. L'altra cosa che ti volevo chiedere è se c'erano stati degli altri film che invece sono stati dei punti di riferimento che il regista vi ha suggerito durante la lavorazione. Sì, da livello fotografico mi ricordo, perché mi è rimasto impresso, il film di Nicolas Roeg, Walkabout, tutto molto desertico, ricorda un po' Pantelleria. Invece, per quanto riguarda, molte scene sono ispirate a Rossellini. Poi c'è una scena che ricorda molto Viaggio in Italia. Ci sono un bel po' di riferimenti, insomma, basta cercarli. Io volevo chiedere, dato che Alessandro, oltre appunto essere assistente alla regia di Guadagnino, si occupa anche della produzione e appunto della pre-produzione del film. Per chi non lo sapesse, ma immagino che praticamente tutti voi sapete che la costruzione di un film è come costruire una casa, per cui un sacco di persone che ci lavorano, mesi e mesi di preparazione, e volevo sapere appunto com'è stata la preparazione e il rapporto appunto che avevate voi con Guadagnino, e cos'è la cosa che è più importante per lui fuori dal set e sul set, dato che la produzione copre tanti punti temporali. Urca, questo è difficile. Vabbè, diciamo che Luca, come tutti i registi, è una persona molto esigente, che crede molto nel suo lavoro e nelle sue capacità, quindi chiede molto a noi, ci chiede veramente molto, ma perché sa che noi possiamo dare molto e sa che si ricopre di gente che sa fare il suo mestiere, quindi c'è un rapporto molto... molto qualitario con lui. La cosa più importante penso che sia l'ordine per lui. Quello assolutamente sì, quando c'è qualcosa fuori posto lui totalmente impazzisce, ma ha ragione. E una cosa che a noi potrebbe interessare in quanto abitanti di Crema, il fatto che la produzione abbia sede qua a Crema e quindi sia dislocata rispetto ai centri della cinematografia, Roma in primis, in qualche modo anche Milano, è un punto di forza o invece potrebbe essere una debolezza? In che modo? Non è un punto debole, nel senso che i film siamo riusciti a farli, quindi ed eravamo qua, quindi non è un problema. La gente, se vuole lavorare con te, se vuole lavorare con Luca, sta pure a Crema, che non è Milano, che non è Roma, ma ci sta. Quindi, e anzi, forse distaccarsi da quei panorami, da il solito cinema italiano, forse aiuta. E magari poi lo scopriamo. Poi io arriverei alla fine, perché così ci possiamo godere anche il film. E questo è stato il tuo primo film, con Luca Guadagnino. Lavorerai ancora con lui? Stai già lavorando ancora con lui? Sì, come diceva Gabriele, adesso se c'è in preparazione un nuovo film, per il quale abbiamo fatto 2 giornate di casting, non so se qualcuno è venuto, se ne ha sentito parlare, il film sarà tutto cremasco e
quello che a noi servirebbe, oltre ad altre comparse, sarebbe anche della gente che potesse darci una mano a livello di stagisti, di persone che vogliono lavorare con noi. Quindi ho portato dei volantini con tutti i contatti, e se qualcuno ha voglia di fare una chiamata o di aiutarci è assolutamente il benvenuto. Okay. Io ti ringrazio. Grazie, grazie per questa bella chiacchierata che ci ha fatto scoprire molte cose interessanti. E niente, io lascio la parola a Gabriele e vi auguro buona visione. Grazie Cecilia, grazie Alessandro Bonsignori. Chiudo appunto, come ha ricordato giustamente Alessandro, in questi mesi c'è la preparazione appunto del film che verrà girato a Crema, e oltre ai provini che sono stati fatti nella sala Bottesini del teatro, c'è appunto questa possibilità di collaborare alla lavorazione, alla produzione del film, e lasceremo magari qua sulla prima sedia i volantini che la produzione ci ha lasciato. Come vi dicevo, la lavorazione di un film è come, facendo un paragone, alla lavorazione di una casa, per cui tanti ruoli che si passa appunto da stagisti e anche invece più ruoli più professionali. Adesso vi lascio il film che ci fa dare uno scorcio del linguaggio, dello stile di Guadagnino, che tra qualche mese magari ci immortalerà a Crema. Grazie, buona visione.